Ormai ci siamo, cari amici di Facebook, un altro anno sta andando via ed è stato un 2015 pieno di eventi meteorologici estremi nel nostro paese. Ne vorrei ricordare alcuni. Iniziamo con l'inverno, in particolare con il mese di febbraio. Tra il 5 e il 6 si verificò un'intensa nevicata tra la bassa pianura lombarda e l'Emilia occidentale in particolare. Una tra le città più colpite fu la città di Parma, guardate, con accumuli fino anche a mezzo metro. A un inverno non particolarmente nevoso seguì però un'estate eccezionalmente calda, soprattutto il mese di luglio, il più caldo di sempre nel nostro paese, e anche in una prima parte di agosto, con temperature fino anche a 40 gradi. Qual è stata la causa? Bene, ovviamente dell'anticiclone nordafricano che fece affluire sul Mediterraneo e sull'Italia aria rovente dal Nord Africa. Come dicevo, temperature che hanno raggiunto poi anche i 40 gradi. Ad un'estate eccezionalmente calda è seguito poi un autunno con addirittura numerose alluvioni, precipitazioni abbondanti nel mese di settembre e di ottobre, perché poi il novembre e il dicembre invece, lo sappiamo, sono stati due mesi con grave siccità, gravi problemi di smog. Ora però, per fortuna, la situazione tenderà a migliorare con i primi giorni del 2016, tornerà un po' d'inverno, temperature in calo, torneranno le perturbazioni atlantiche, ritorneranno le piogge, anche un po' di neve in montagna. Bene. A questo punto però basta chiacchiere, credo che sia davvero arrivato il momento di fare gli auguri. Buon anno a tutti!